messa in disparte, perché vogliamo che anche loro diventino i protagonisti delle loro istanze insieme a noi. Che ha visto le nostre problematiche e non ha mai potuto sentirci dal vivo, non ha mai potuto notare, vedere effettivamente le nostre esperienze. Io facevo sempre da tramite tra gli studenti che si lamentavano e l'osservatorio. Adesso è un medio che dimostra come noi lavoriamo e di cosa noi abbiamo bisogno. Tante diverse iniziative, da aumenti ai benefici sociali, miglioramenti nei quasi sempre udenti. Permette quindi di creare uguaglianza. Quando l'università laureerà medici, professionisti del sociale, anche attraverso un progetto massiccio che entro la prima metà del 200 e di dare risultati concreti. Noi li abbiamo raccolti e le difficoltà che noi esponevamo sono emerse realmente in questo questionario. Ma sicuramente se la legge che garantisce i nostri diritti è debole, logicamente siamo... Nelle circostanze di bisogno si può utilizzare. Prima c'era soltanto la legge normale che non è accessibile alle persone sorde. Con l'entità nazionale della televisione... Che avvenne invece nel 2006. Nel 2007. La Convenzione è costituita in totale da 50 articoli e per 7 volte viene sottolineata l'importanza delle lingue dei segni. Appunto, 7 volte, dicevamo. Non mi interessa dettagliare le frasi in cui viene citata, ma è importante il dottorato affinché possano loro stessi diventare ricercatori e docenti nel loro campo. Così avviene anche in Europa. C'è necessità di maggiore ricerca negli studies, nella lingua dei segni.